Ciao, allora volevo fare un breve video, breve non lo so, cioè lo sto promettendo a me stessa, per un paio di cose, ma intanto volevo far vedere che ho trovato, sono passata dall'edicola senza aspettative e ho trovato miracolosamente il famosissimo L, che è questo, se, non lo so se è un mensile, sì è un mensile di marzo, con dentro il mascara di Dior. Ora, vediamo questa copertina qua, è una figata, cioè non mi aspettavo di trovare questo coso qui. Praticamente c'è questa scatola che si apre, della serie La Fiera dell'Ovvio, e dentro ci sono quattro riviste, cioè quattro fascicoli di L e il mascara Dior, che io spero vivamente che non mi piaccia. Secondo me anche per la scatola vale. Costa 3,50 euro. Il mascara è il New Look di Dior. Una cosa che ho notato è che sia questo che tempo fa, non so per chi si ricorda, ma tanto tempo fa, quando è uscito la mini taglia di Chanel, invece dell'Inimitable di Chanel, anche quella aveva questa apertura così, non avvitato, ma così, in questo modo. Però questo è chiuso un po' meglio. Quindi il prodotto è un po' più protetto, ha questo scovolino qua, che non vi dico cosa mi ricorda, per non essere maliziosi. Vedremo, mi sembra un po' piccolino, però vedremo, lo proverò. Vabbè, spero che non mi piaccia. E questo è uno. Poi stamattina, sempre quando sono uscita, ho visto, cioè, una cosa nella cassetta della posta che non mi aspettavo minimamente, perché è stata spedita 2 giorni fa. Mentre la Naked 2, che aspetto da ormai 15 giorni esatti, non è ancora arrivata. Però vi dico, ragazze, il sito Lookfantastic si è già proposto di rispedirmela senza problemi. Io sto aspettando altri 2 o 3 giorni e poi vediamo. Quindi il sito è serissimo comunque. Dicevo, quindi ho trovato una busta, perché ho fatto uno scambio con Little Girl, che ha l'account qui su YouTube e ha anche un blog. Vi lascerò il link al suo blog nel box informazioni, perché merita di essere seguita. Abbiamo fatto uno scambio. Come potete vedere, c'è un buchetto nella mia palette MAC, che è strausata. Quando io ho fatto questo acquisto, la pazzia di riempirmi una palette da 15 di MAC con i miei must have come ombretti, infatti, come vedete, veramente sono strausati. E quando ho fatto questo acquisto mi sono promessa di non comprarne altri, finché non avessi finito almeno uno, insomma, finché non finissero. Questo buco che vedete è Vex, che nonostante sia un colore stupendo e particolarissimo, e per questo secondo me è un must have di MAC, perché è un color grigio chiarissimissimo con un sottotono rosa. Su di me purtroppo non si vede molto, infatti io lo utilizzavo per sfumare magari dei colori scuri nelle pieghe dell'occhio, così, per trovargli un utilizzo, però su di me purtroppo perdeva parecchio. Quindi ho deciso di scambiarlo con Little Girl, appunto. E lei aveva, perché avevo letto nella sua pagina Facebook, avevo letto che aveva questo ombrettino qui, che faceva fatica a utilizzare. Adesso non mi ricordo bene i motivi, comunque, siccome è uno di quegli ombretti che io puntavo da un sacco di tempo e che non ho acquistato per i motivi di qui sopra, ve lo faccio vedere, è plumage. Ora, lei, cioè, la sua cialda è praticamente intonsa, cioè veramente nuovo. La mia era un pochino scavatella, infatti le ho aggiunto qualcosa. Questo qui è un colore che io puntavo da tempo, perché è un blu petrolio molto scuro. Ora, io ho notato che, ma penso non solo io, allora, visto così, è abbastanza pigmentato, bisogna vedere poi come si comporta nel momento dell'applicazione. Visto così si vede il colore. Quando si va ad applicare sulla mano, come vedete, perde un po'. Scusate le mani, ma ho dovuto portare le unghie a zero. Perde un po', quindi sicuramente è da lavorare. Quindi vedremo come mi ci trovo. Diciamo, il vantaggio è stato che appunto non l'ho acquistato, quindi se non altro ho dato la possibilità di provare questo colore. E lo vado a mettere nel buchino di nuovo completa. Va bene, detto questo, nella busta c'erano anche altri, mi ha messo dei sample, e la ringrazio per questo, perché vabbè, come al solito mi ha mandato, perché non è la prima volta che ci spediamo delle cose, mi ha mandato dei campioncini di prodotti naturali, perché sa che mi piacciono.
Una è una pomata per i piedi e l'altra è una crema fluida alla rosa, bouquet di rose. Sicuramente proverò. E poi c'era anche questo campioncino qua della crema colorata dell'erbolario al macadamia e all'avocado, che è, dove cavolo, l'ho messa in assoluto la mia crema colorata preferita. Io non so se si vede, comunque è a metà. Spero di finirla quest'estate. Tonalità nocciola. Io questa crema colorata se ve la consiglio. Purtroppo il problema sono appunto le colorazioni. Questa, come potete vedere, è più scuretta, però per l'estate va benissimo. Ha un profumo che io adoro, adoro, adoro. È tutt'altro che naturale, ovviamente. Qua non c'è, vabbè, sì, l'incira nella scatola. Comunque, non è assolutamente un prodotto naturale, scusate, però è ottimo, mi piace tantissimo. Bestia che non sono altro, mi ero dimenticata, nella busta c'erano anche questi tre sample, uno di Aleguaras, spero si pronunci così, che è una nuova, cioè una nuova, sì, adesso è un pochino che esiste, comunque è un'altra compagnia di make-up minerale, di cui ero curioso di provare qualcosa. Non ve li sboccio perché è un casino infilare il dito là dentro. Comunque cioè, poi c'era questo di The All Natural Face, che è un ombretto, credo, sì. Credo sì, Osso Metal Antiquated Copper. E poi c'era questo sample di pigmento MAC molto 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 gradito, Blonde Gold, che mi ispira tanto. E basta, ciao, grazie chicca. E infine piccolo aggiornamento sì, sul lavaggio con lo Chica Kai. Allora, ieri l'ho riutilizzato. Shikakai, sempre quello della KD, però stavolta ho utilizzato un altro metodo, ovvero quello di fare un decotto. Io ho utilizzato la metà delle proporzioni che diceva il sito di Ecobelli dove l'ho acquistato. Ho fatto tipo 2 cucchiai di polvere con circa mezzo litro d'acqua, poco meno di mezzo litro d'acqua. L'ho messo in un pentolino e l'ho fatto bollire finché la quantità di acqua non si è ridotta della metà. Purtroppo non l'ho potuto utilizzare tiepido, perché ho avuto un problema con la caldaia ieri che non partiva, quindi l'ho utilizzato già freddo. Ha funzionato benissimo anche così, ma secondo me tiepido sarebbe stato ancora meglio, perché probabilmente nel frattempo si era un po' separato il tutto. È venuto un composto, vabbè, ovviamente essendo un decotto quasi liquido, però secondo me, facendo questo decotto, le polveri hanno rilasciato più prodotto, non so come dire, più principi attivi, ecco. Perché ho notato diverse cose. Innanzitutto ho notato che un pochino di schiuma stavolta l'ho fatta, ma una cosa impercettibile. Questa cosa mi ha aiutato a massaggiarla meglio. Quindi secondo me mi ha lavato ancora meglio i capelli. E vi assicuro che ieri ce l'avevo particolarmente sporchi, perché ho aspettato un po' di più per fare lo shampoo. Sinceramente, se resto a casa, non ho una reale necessità, io preferisco lavare il meno possibile i capelli. Cioè, non che mi riduca con chissà quale schifezza in testa, però per farvi capire. Quindi me li ha lavati meglio, me li ha districati meglio, ho notato che erano più districabili e mi piacciono di più anche adesso sono sempre piastrati, io li piastro comunque sempre l'indomani di solito, così sono sicurissima che non c'è più traccia di umidità sui capelli. E infine volevo dirvi come aggiornamento tra virgolette rispetto alla volta precedente, non so se è una mia cosa mentale, se è un effetto placebo, una cosa di cui mi sono convinta io, però ho notato meno capelli persi. Soprattutto il mio terrore è quello che comunque non essendo un balsamo classico, cioè pieno di silicone in cui praticamente passate il pettine e già sono districati i capelli, un pochino ovviamente bisogna trattarli, però bisogna starci, volevo dire. Di solito mi ritrovo con il mazzo di capelli, stavolta no. Cioè, è un paio di da un paio di shampoo che non mi succede, ne ho trovati molti meno. Quindi questo, anche solo questa è una motivazione per continuare a usarla per me, perché se veramente mi risolvo questo problema, più che altro perché me li ritrovo dovunque, per casa, cioè raccolgo veramente. Mi chiedo a volte come faccio ad averne ancora così tanti. Quindi per me rimane consigliatissimo. Sicuramente continuerò a utilizzarlo con il metodo del decotto perché mi è piaciuto molto, molto, molto di più. Onestamente, non credo neanche di aggiungerci altre cose. Al limite, forse potrei pensare di metterci qualche goccina di olio essenziale adatto per i capelli, più che altro per lucidarli di più. Però già così mi è piaciuto tantissimo. Quindi a questo punto penso che per altri aggiornamenti ci sentiremo sull'argomento tra un po' di tempo, perché adesso voglio vedere nel lungo termine se
se questa cosa dei capelli di attenuare la caduta dei capelli funziona ancora di più. E basta, al prossimo video. Ciao!